Buon pomeriggio anche da parte mia. Io mi chiamo Carlo Viale e mi occupo in Panasonic Electric Works di product marketing per i prodotti di motion control. E oggi parleremo brevemente del nostro punto di vista su come portare la prestazione, in particolare la prestazione meccatronica, ad aumentare la produttività di una macchina. E per fare questo, intanto partiamo da qualche definizione, no? Io dico, produttività cos'è? Io posso voler produrre molto, quindi tanti pezzi al minuto, in questo caso la cosa che mi viene in mente è la velocità. Posso pensare di voler produrre bene, quindi di non scartare, e quindi in questo caso potrebbe essere un parametro la precisione. Oppure produrre in maniera continua, quindi essere affidabile. Quindi velocità, precisione, affidabilità sono tutte definizioni, tutti gli aggettivi che io poi collego automaticamente con la prestazione. Quindi anche solo intuitivamente, se io penso alla produttività, la collego con la prestazione. Se io considero una macchina automatica e ragiono più dal punto di vista meccatronico, sicuramente nel discorso della prestazione, la prestazione meccatronica, in particolare tutto quello che è legato poi alla movimentazione, è una criticità, perché tutto quello che muovo per vari motivi può essere una criticità per la prestazione della mia macchina. In particolare, se io considero gli assi della mia macchina e ad esempio una accoppiata azionamento motore, quindi driver e motore, questi sicuramente sono degli elementi meccatronici che anche solo intuitivamente vanno a incidere sulla prestazione della mia macchina. E se io ragiono su questi elementi, posso anche andare a definire alcuni indicatori per capire la prestazione, magari confrontandoli rispetto a quello che era la tecnologia una decina di anni fa. Allora posso vedere che effettivamente in una decina d'anni il progresso dell'elettronica, il progresso del software ha fatto sì che effettivamente le prestazioni proprio di targa dei miei dispositivi sono aumentate parecchio, sia dal punto di vista dell'azionamento con l'evoluzione dell'elettronica, del software. Prima si parlava di robotica, oramai ci sono gli azionamenti che in automatico verificano in un robot il motore, si accorge se c'è un cambio di carico inerziale e automaticamente l'azionamento regola il comando al motore in modo da far sì che questa variazione di carico inerziale non influisca sulla precisione della movimentazione. Gli stessi motori, che sono visti un po' come elementi più hardware, gli stessi motori, ci sono delle tecniche costruttive che fanno sì che siano sempre più precisi, che spingano sempre di più, che abbiano velocità sempre più elevate, abbiano dei feedback anche sempre più precisi. E questo effettivamente è un incremento di prestazione che poi io voler tradurre in produttività della mia macchina, perché poi alla fine il costruttore di macchine vuol fare macchine sempre più prestanti, perché vuole servire i propri clienti in maniera che producano sempre meglio e in maniera sempre più flessibile e precisa. Quindi sarebbe da dire, la prestazione pura è sinonimo di produttività. Questa è una domanda, non lo so, la produttività, ma io posso ragionare solo in termini di singolo componente meccatronico, e se io ragiono proprio in termini di meccatronica, nella ricerca della produttività l'approccio meccatronico mi aiuta oppure no? Se adesso mettiamo un attimo da parte queste domande e facciamo un ragionamento invece più legato agli argomenti di cui si è parlato anche fino adesso, quindi cambiamo prospettiva e ragioniamo sul fatto che da un lato quindi ho la prestazione, da un lato ho anche tutto il discorso del voler interconnettere le mie fabbriche, della digitalizzazione, dell'IoT. E in termini di prestazione meccatronica posso tradurre, o se volete semplificare, questi concetti più generali in una lista di, che sicuramente non sarà esaustiva, fattori pratici. Quindi IoT Industry 4.0 può voler dire che io ho necessità di accedere ai dati della macchina, ho necessità di integrare,
di scambiare dati, di scambiare file e quindi di ho varie esigenze. Sono tutte esigenze che anche queste, anche solo intuitivamente, uno pensa sono legate alla produttività, perché il fatto di poter accedere ai dati della macchina, poter scambiare dati, fare teleassistenza, sono tutti fattori che incidono poi in termini generali sulla mia produttività. Quindi ho due elementi da mettere insieme e in estrema sintesi cosa ho? Ho che per aumentare la mia prestazione meccatronica, per renderla efficace, devo sia avere componenti prestanti, ma devo anche essere in grado di far girare le informazioni che mi servono. Quindi, perché sono le informazioni alla fine che mi permettono di controllare i dati, di verificare il cambio formato, di fare una diagnostica predittiva, eccetera. Quindi, sicuramente la produttività di una macchina o di un impianto, oltre che alla prestazione pura e semplice, è legata alla possibilità di raccogliere e trasmettere dati e in un certo senso di connettere, di avere la possibilità di accedere a tutte le informazioni che mi servono. E questo come lo posso fare? Come vi ho anticipato prima, ragiono in termini di sistema, quindi la meccatronica è bella perché è una, per definizione, è una disciplina trasversale. Quindi se io ragiono in termini meccatronici posso considerare il singolo componente dal punto di vista delle prestazioni, quindi scelgo il componente che mi serve andando a vedere effettivamente le prestazioni che mi servono, però poi lo integro all'interno di un sistema, quindi ho una visione più generale andando a utilizzare le informazioni che mi servono. Per farvi un esempio molto terra a terra, se vogliamo, se io voglio in qualche modo mettere in piedi un sistema di manutenzione predittiva, potrebbe essere utile ad esempio avere la possibilità di misurare la temperatura dell'encoder del motore, e ovviamente devo avere un motore che abbia un sensore di temperatura. Dopodiché devo avere l'azionamento che controlla questo motore, deve essere in grado di andare a leggere questo valore e sicuramente metterlo da qualche parte. Ci deve essere un controllo che deve essere in grado di andare a prendere questo dato, magari via rete o via bus, e trasmetterlo poi a un livello superiore, dove ci sarà un software che correla questa informazione con altre informazioni, quindi gestisce questo dato e in un certo senso mi trasforma un dato nell'informazione che mi serve per definire se magari su quell'asse ho un malfunzionamento per cui devo andare a vedere se c'è qualcosa che non va, piuttosto che è tutto sotto controllo. Quindi alla fine devo mettere insieme quelli che io ho definito dei componenti IoT ready, cioè dei componenti di automazione che mi mettono a disposizione delle informazioni, però queste informazioni devo poterle andare a prendere, e tipicamente devo andarle a prendere utilizzando degli standard di comunicazione, perché è cosa buona e giusta avere degli standard e quindi potersi parlare tutti con lo stesso linguaggio. Dopodiché devo avere la possibilità di gestire i dati e alla fine devo essere in grado di mettere insieme questi elementi mettendoci una competenza che tipicamente è una competenza che viene dall'ingegneria meccatronica e dalla comunicazione. Ho fatto due esempi molto banali anche per ribadire il concetto. Io posso avere anche delle situazioni molto semplici, anche magari di piccoli impianti dove devo andare a intervenire in termini di revamping o di ammodernamento, magari con tecnologie, chiamiamo, diciamo così, consolidate, e sempre ragionando in termini di assi, io posso andare a verificare le impostazioni, i parametri, la coppia, le velocità. Ovviamente posso avere un piccolo PLC e anche solo mettendolo in Ethernet io posso in questo modo cominciare a condividere una serie di informazioni che poi grazie a tecnologie attuali posso rendere disponibili a dei livelli superiori, che possono essere dei software che elaborano le informazioni, può essere un controllo di assistenza remota, eccetera. Tutto ovviamente sempre utilizzando i protocolli standard. Da qui io posso complicare la mia architettura a piacere, nel senso io posso avere poi
già degli impianti più moderni, con dei controlli più moderni che già mi mettono a disposizione già in internet, magari già con la possibilità di accedere via web, e quindi posso avere una mia architettura più complicata che non fa altro che darmi la possibilità di raccogliere più informazioni e di renderle disponibili e correlarle in maniera più articolata e quindi più efficace. Sempre con l'attenzione a utilizzare degli standard di comunicazione. Quindi è sempre la parte di comunicazione poi che è molto importante, quindi mettere insieme la singola macchina, la singola prestazione con tutto quello che poi che sta intorno e quindi che mi permette di correlare dati e renderli informazioni. Quindi ci sono qualche dettaglio, cioè tornando alla lista di prima, di qualche slide fa, l'accessibilità la posso fare permettendo l'accessibilità ai dati della macchina, la posso fare ad esempio avendo la possibilità di accedere alla mia macchina via web, posso integrare e connettere la mia macchina utilizzando una serie di protocolli standard, alcuni più consolidati, altri che cominciano a essere degli standard proprio legati all'IoT e all'internet delle cose, e mettendo insieme, quindi ottenendo ottenendo la produttività marginale del singolo componente meccatronico proprio mettendo insieme attraverso la connettività. Quindi alla fine io posso rispondere a quella che è la sfida dell'IoT e dell'Industry 4.0 anche in maniera relativamente semplice, utilizzando dei componenti evoluti e intelligenti, utilizzando degli standard di comunicazione e mettendoli insieme con il collante, che poi è una competenza trasversale. Io ho finito. Grazie mille.